Oggi andiamo a provare una Volvo V60. Quella che abbiamo ha un allestimento sportivo R-Design, che è disponibile su diversi tipi di motorizzazioni. Se la V60 è considerata la prima sport wagon di casa Volvo, la versione R-Design ne accentua ed evidenzia ancor di più l'indole sportiva. Con un allestimento che salta il piacere di guida, la V60 R-Design è divertente ed eccitante da guidare. Il telaio è stato ottimizzato e irrigidito ad hoc e inoltre sono state inserite delle soluzioni tecnologiche ispirate al mondo delle competizioni, e questo per garantire il massimo del controllo. Certo, la scelta del piglio sportivo ha imposto ai disegnatori svedesi il sacrificio di un po' di spazio. Il baule è di 430 litri, ma lo schienale posteriore pieghevole in tre sezioni aiuta ad incrementarne la funzionalità. Come ogni Volvo che si rispetti, la V60 R-Design pone al primo posto la sicurezza ed è quindi equipaggiata con tutti i dispositivi del caso, come il Pedestrian Detection, che è in grado di rilevare la presenza di un pedone e attiva automaticamente i freni in caso di necessità. Il Corner Traction Control è il vero fiore all'occhiello di questo allestimento R-Design e in sostanza gestisce la coppia direttamente sulle ruote motrici, limitando il sottosterzo di potenza. In altre parole, cosa vuol dire? Che aumenta la tenuta di strada. L'allestimento sportivo Volvo R-Design è disponibile su un'ampia gamma di motorizzazioni, benzina o diesel, dall'ecologica versione Drive con 115 cavalli alla spinta T6 da 304 cavalli.